amici, siamo da Pins e adesso faremo una spesa a tema arancione. Una speciale challenge. Cose di Halloween, vediamo un po' che cosa e troviamo. Poi abbiamo preso la zucca. La dobbiamo prendere. Cioè, l'abbiamo? Andiamo a cercare tutto ciò che è arancione. Devo prendere questa. Questa bella zucca arancione ci piace per Halloween, quindi ci sta bene. La mettiamo qui, qui nel carrello. Ok. E adesso, già che abbiamo preso la zucca, quella non edibile per fare, per festeggiare Halloween, prendiamo adesso la zucca, quella che si può mangiare per fare una bella vellutata. Eccola qui, la nostra zucca. Che buona. Vai, mettiamo nel carrello. Poi, sempre perché siamo in tema arancione, possono servire carote. E vai, prendiamo le carote. Allora, Bianca vuole prendere le arance, ma io direi di prendere direttamente i pompelmi. Lì, guarda Bianca. Prendiamo i pompelmi. Wow. Nel reparto succhi abbiamo pensato di prendere questo succo. Che cosa c'è? Mela, carote. Mela, carote, zenzero. E limone. Wow, ben fatto. La mamma ha trovato qualcosa a tema arancione, non per Halloween ma per casa, ragazzi. Vi faccio vedere. Il Lenor, questo qui, ammorbidente. Non so, lo prenderò. Siamo nel reparto dolciumi e c'è veramente l'imbarazzo della scelta, anche se per il colore arancione diciamo che... cioè... Ah, caramelle al miele, le volete? Le volete prendere? Io no. No, non ci piace caramelle al miele. Proviamo più avanti, vediamo cosa troviamo di arancione. Wow! Queste, Bianca, non ti piacciono? A te, Iris? Proviamole. Ah, abbiamo trovato, ragazzi, abbiamo trovato l'aranciata arancione e anche questa non può mancare. Vai, Iris, metti dentro. Ma c'è anche la Fanta arancione. Allora prendiamo questa e leviamo l'altra, magari in lattina è meglio questa, che dite? Meglio la Fanta? Sì, meglio la Fanta. Bianca ha visto anche la crema di melone arancione, ma questa è alcolica e non penso che sia il caso di prenderla. Allora, qui nel reparto frigo c'è il sugo fresco, però questo qui mi pare che sia rosso. Questo è rosso, mami. Dobbiamo cercare qualcosa di arancione. Vediamo un po' se ci sono gli zucchi. Sì, questi qui possono andare bene, i croccantini di mais arancioni. Per esempio gli gnocchetti tricolore, ma non ci sono quelli alla zucca, perché altrimenti avremmo preso quelli lì. Vabbè, vediamo da di là, dalle altre parti, cosa troviamo. La carta igienica arancione non mi sembra il caso, però se ci fossero dei tovaglioli colorati, gialli, mannaggia, arancioni non ci sono. Non ci sono, ci sono soltanto verdi e gialli. Gli Scottex comunque mi servono, quindi sì, questi li prendiamo. Bianca è super contentissima, vediamo che cosa... ma lei gioca facile, ma questo non è da mangiare, questo è un gioco! Oddio, che carino! Ci stanno anche gli sacchetti. I sacchetti arancioni. E questo? È bella luce. Ah, carino. E va bene, lo prendiamo. Siamo nel reparto beauty e Bianca ha trovato un deodorante arancione che prenderemo, ragazzi, vai! Abbiamo deciso di dirottarci anche su altre cose, quindi non solo cose da mangiare, ma anche prodotti che servono a casa, appunto sull'arancio. C'è anche questo detergente arancione. Chissà, questo ce l'ho, non so se lo prenderò. Lo shampoo.
Arancione. Vogliamo provarli? Sì. Questi due? Proviamoli. Sì, perché questo qui è all'arancia, buono. Vuoi? Proviamola. Ma questo è per il parquet, noi non abbiamo il parquet a casa. Opla. E tu? Ah, questi sono i festoni di Halloween, questi servono per festeggiare, va bene. Wow, cioccolatini ragazzi. Ok, questi perché altrimenti sto vedendo di là. C'erano tipo i marron glacé. Ecco, che in realtà sono tipo marroni, però potremmo quasi quasi avvicinarci, altrimenti, ecco, forse più questi. Sì, ecco qua, le scorzette d'arancia. Queste qui sono proprio indicate per la nostra spesa arancione. Ci sono anche questi cioccolatini con dentro. Cosa c'è dentro? Ah, che arancione, volendoci questo adesso faremo una certa. Perché altrimenti troppa cioccolata non mi pare neanche giusto. Adesso torniamo nel reparto alimentare. Vediamo che cosa troviamo, tipo pesce, carne, vediamo un po'. Non ho trovato i peperoni. Ah, i peperoni, li sono rossi e arancioni. Volendo questi potremmo prenderli. Che dici, Iris? Sì. Li prendiamo? Ci sta, ci sta. Sì. Allora, vediamo qua. Mamma, guarda. Oh, cosa c'è? Oh, ecco, abbiamo qualcosina di arancione. I cordon bleu. Saranno arancioni, che dici, Iris? E poi le cotolette, oppure abbiamo anche le crepe, tipo, come si chiamano queste, tipo i sofficini. Cosa preferisci? Ok, presi. Andiamo nel reparto vicino alle paste, di solito c'è sempre qualcosina di colorato, andiamo a vedere. Ecco. Ho trovato questo couscous con... le verdure. Uh-huh. E questo, Iris, che cos'è? Questo qua è un brodo tipo... vellutata la zucca, che nel caso ce la facciamo noi, però volendo, per rientrare sempre nel tema dell'arancio, però questo è più, non lo so, oddio, potrebbe essere anche no, ma prendiamo tipo una cosa del genere. Okay. Che dici? La proviamo, l'assaggiamo. Ah, le birbe, che sono, vero? Sono sempre arancioni, ce le abbiamo ragazzi. E vai, stiamo continuando a curiosare nel frigo. Cosa hai trovato, Iris? Ah, che cos'è questa? Sono tipo delle carote con tipo una crema, un maionese, tipo l'insalata capricciosa, vediamo. Ok, una mousse. E questo è sempre sull'arancio, lo prendiamo? No, quella per il viso. La che mousse dici? Che dici, lo prendiamo? Okay. Ok, affare fatto. Finalmente li ho trovati. Allora, vedi, bisognava girare meglio per trovare i ravioli di zucca, io ragazzi. Ma io non li avevi visti. Ah, però tu li avevi visti? Ah, eccoli. Sono gli ultimi pacchetti. Wow, molto bene. E questi? No, con speck, i carciofi, prosciutto di Parma, quindi l'ultimo pacchetto, lo prendiamo? Sì. Affare fatto.